giornata perfetta sarà. Usciamo insieme ad esplorare. Quante macchine girano già. Facciamo un gioco, ci va. Dove andare non lo so, ma io ti seguirò. Quando resti insieme a me, sono felice perché noi corriamo, in bici andiamo, divertimento assicurato. Ma se inciampiamo, scivoliamo, ho un pericolo è in agguato. Corri qui, ci raggiungi, forza dai e ci insegni. Sei con noi, tu sei Robocar Poli. Tu sei qui, sempre accanto, ci proteggi in un lampo. Insieme a noi, sempre sarai la sicurezza stradale. Impariamo con te, con Poli. In caso di pioggia. Jenny, che male! Oh, mi dispiace. Ti ho preso da... Ehi, non è giusto! Mai abbassare la guardia. I ragazzi sono strani. Oh, mannaggia, mi sono dimenticata l'ombrello. Tranquilla, Jenny. Possiamo usare il mio. Oh no! Bel tentativo. E anche se non è una cosa che farei di solito, forse potrei dividere il mio ombrello con una compagna di classe. Jenny! Ciao, mamma. Grazie, ragazzi. Ci vediamo domani. Ci vediamo, Jenny. Detesto comportarmi bene senza un vero motivo. Ma adesso puoi dividere il tuo ombrello con me. Cosa? Perché dovrei? Perché hai rotto il mio. Non è vero. Sì, invece. Stai bene, Posty? Sì, grazie, Poli. Ciao, Poli, Roy. Ehi, Spooky, ciao. Posty, stai bene? So che non hai avuto una buona giornata. Sì, io sono scivolato. L'asfalto diventa scivoloso, soprattutto in una giornata di pioggia come questa. Quindi, guidate con attenzione. Non preoccuparti, mi prenderò cura io del nostro amico Posty. Grazie, ciao ragazzi. Mi raccomando, Spooky. Bene, Roy, io adesso vado a controllare la scuola. Sì, immagino che ormai le lezioni siano finite. Esatto, e voglio essere sicuro che gli studenti tornino a casa sani e salvi. Sii prudente anche tu, Poli. Certamente. Smettila di spostarlo, mi sto bagnando. Io mi sto bagnando più di te, Kevin. Non è vero. Kevin, cosa facciamo adesso? Non lo so. La pioggia sembra non voler smettere. Io sono zuppo. Anch'io. Attraversiamo. D'accordo. Devo sbrigarmi. No. Non vedo niente. Ehi, fate attenzione. Sto andando troppo veloce. Non finirà per niente bene. Mi dispiace, Poli. Ti avevo detto di fare attenzione quando l'asfalto è bagnato. Può essere pericoloso. Avevi ragione, lo terrò a mente. Kevin e Doug, anche voi due dovreste prestare più attenzione, soprattutto perché sta piovendo. Anche noi! Quando piove, un'auto ci mette più tempo e distanza a fermarsi, perché le strade sono più scivolose del solito. Non camminate troppo vicini alla carreggiata. È più sicuro camminare a maggiore distanza dalle auto quando piove. Inoltre, è consigliabile non aspettare sul bordo del marciapiede per attraversare. Se siete troppo vicini alla strada, un'auto potrebbe colpire il vostro ombrello.
L'ombrello va tenuto sempre più in alto rispetto agli occhi, così da non intralciare la vista. Avere un ombrello trasparente sarebbe ancora meglio. Quando piove, usate uno zaino per portare fogli di carta, libri e altri oggetti, così evitano di bagnarsi. Quando piove ed è buio, è consigliabile indossare vestiti dai colori chiari e appariscenti e un ombrello visibile. Indossando vestiti e ombrello scuri, è più difficile essere individuati dalle auto e aumenta il rischio di incidenti. Vale lo stesso quando nevica, ma non indossate abiti bianchi perché vi confondereste con il paesaggio. Accidenti! Avevamo l'ombrello davanti agli occhi. Abbiamo attraversato la strada senza guardare e avevamo perfino un ombrello nero. Oh, abbiamo sbagliato tutto. È vero, ma adesso sapete come dovete comportarvi in caso di pioggia. Sì! Jenny, oggi non hai niente di cui preoccuparti. Non puoi dividere quell'ombrello così piccolo con lui. Ecco, vieni con me. Grazie, ragazzi, ma ce l'ho anch'io. Oh? D'accordo. Ci vediamo domani. Jenny, aspettami. Provate a stare al mio passo.